Prima gli scricchiolii, poi la passerella che va giù e la festa si trasforma in paura. Sono da poco passate le 22 al White Sensation, la piattaforma sul mare di Torre Archirafi, frazione di Riposto in provincia di Catania, quando le travi che sorreggevano l'impalcatura su cui era stato realizzato il solarium hanno iniziato a muoversi. Quasi un movimento ondulatorio, simile al terremoto, poi le assi di legno che si spezzano e la gente, tanta, che precipita a mare sugli scogli. Alla fine i feriti saranno una ventina, i più gravi per delle fratture, per il resto qualche graffio e tanta, tantissima paura. Già, perché a conti fatti è andata meglio del previsto. Adesso la questione si sposta in altri ambiti. Infatti la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta conoscitiva affidata al sostituto procuratore di turno Alfio Gabriele Fragalà. Al momento non ci sono indagati, ma resta un solo grande interrogativo. Perché il solarium è crollato? Il Comune di Riposto, attraverso il sindaco Enzo Caragliano, ha fatto sapere che in un eventuale processo si costituirà parte civile. Intanto, mentre a Torre Archirafi la piattaforma sul mare veniva giù, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania avevano controllato 6 locali del litorale catanese. Fra questi, il Mamma Sì e Al Bellatrix, dove erano state organizzate delle feste senza le autorizzazioni al ballo previste dalla legge.